sto male, ignoranza che divaga. Devi dare il culo per avere una busta paga. Dottorato e conoscenza con la terza media. Baffaglia Wansworth o magari Wikipedia. Tipo Hefner ha un allevamento di conigliette. C'è Guevara è uno che stampa le magliette. Capitan Elliot Spencer pescava i merluzzi. Il Duce era uno che organizzava serate per i truzzi. Renzo Montanagnani era uno che palpava le ragazze. Cavour è un tizio che costruiva piazze. Garibaldi è uno che aveva 1000 iscritti. E Kraus scriveva le frasi che retweeti. Montessori era la vecchietta delle 1000 lire. Buscetta era uno con tante cose da dire. Cristoforo Colombo è uno che ha capito dopo. E Topolino, beh, Topolino era un topo. E la mia testa fa, 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 e la mia testa fa. Marconi era uno che non aveva fantasia. Bukowski è quello di storia di ordinaria follia. Malcolm X era un gallo amico di Asterix. L'uomo falena era uno studente del professor X. John Gacy era uno che intratteneva i bambini. Nina Simone canta la canzone dei pavesini. Gamza Toff era un ubriacone di Mosca. E Luigi era un personaggio di Lady Oscar. Il dottor Manhattan vendeva orologi a pendolo. Invece Steve Jobs faceva il fruttivendolo. Ted Bundy è un rapper della Go-Go Gang. La Corea del Nord è famosa per il ginseng. Chuck Norris è quello delle demotivation. Dante è un personaggio della PlayStation. Notorious era il nemico cattivo di Tupac. Lauryn Hill è la ragazzina di Sister Act. E la mia testa fa, 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 e la mia testa fa. Tony Montana è quello che fa i link spacchiosi. Stan è il cugino gemello italiano di Albo Rossi. Pantani era quello che diceva pedala. Il Giacolo produce cioccolato e leva i koala. Aldo, Giovanni e Giacomo vendono ricariche. Edoardo De Filippo faceva espressioni drammatiche. De Sica è il nome del tizio dei cinepanettoni. Figlio di uno che faceva film di cui non so i nomi. Rita Levi è quella della Telecom Italia. Dico Fulmine di Pegasus se nomini Castalia. Se dici Zeus penso a God of War. Se mi dici Michael Myers penso a scene gore. La domenica è il giorno più sacro della mia vita. Non per la messa ma perché c'è la partita. Gli italiani vivono così senza cambiamenti. Meglio ignoranti e felici che depressi e sapienti. E la mia